Ciao, sono Alberto e sono un accompagnatore turistico e oggi mi trovo qui insieme al mio collega Fabrizio, che è una guida turistica della Regione Campania. Ci troviamo qui perché vogliamo manifestare per avere dei diritti che non devono essere dati per scontato. In questo momento di difficoltà il governo sicuramente sta pensando ai vari settori, però il settore turistico è stato un po' trascurato. Diciamo, quello che chiediamo è un sostegno, perché noi sappiamo che, al contrario delle attività che riapriranno e rivedranno un flusso di clienti, noi abbiamo invece la difficoltà che le attività, pur riaprendo, non avremo il flusso di turisti. Prima di tutto perché ancora ci sono i blocchi per quanto riguarda gli aerei e poi perché non sappiamo quando arriveranno i turisti e se i turisti avranno la forza economica e anche la forza di capire se si può affrontare questo virus in maniera tranquilla o meno, e quindi di poter viaggiare negli altri posti, nelle altre regioni e altre nazioni. E quindi la nostra difficoltà è proprio economica, cioè capire il governo ci deve venire incontro e sostenere anche in questo periodo che non sappiamo quanto durerà, se durerà, perché la stagione ormai è saltata. Salve, sono Fabrizio, come ha detto, una guida turistica campana. E ora ci sono i nostri rappresentanti che stanno parlando con la regione, semplicemente anche per dimostrare che noi ci siamo ed esistiamo, anche perché sappiamo che quest'anno è un anno compromesso, ovviamente per vari motivi, quindi non è colpa neanche. Non è colpa di nessuno che è una situazione improvvisa, però la nostra situazione è un pochino diversa e lo volevamo far presente perché dopo ottobre ripartirà un altro inverno. Noi in genere, soprattutto in questi posti qui, sono posti che vengono visitati principalmente in estate. Allora, tra le varie proposte c'è anche di darci un aiuto, non tanto ora, ma che già qualche bonus c'è ed ci è arrivato anche. Però, più che altro, che probabilmente la nostra stagione riprenderà direttamente a marzo, aprile prossimo, perché ormai quest'anno ci sarà forse qualche, speriamo, qualche prenotazione così last minute, ma di turismo organizzato. Anzi, un'altra richiesta è quella di cercare di favorire la promozione turistica di questo bellissimo territorio. E Alberto vive qui a Napoli, io vivo appunto a Capri, e quindi questi posti, come ripeto, vivono di turismo, e quindi il nostro blocco sarà fino a ottobre, speriamo di vedere qualcuno. Poi dopo per noi sarà ancora più difficile, c'è perché un dovremo altro affrontare un lockdown, anno, diciamo, per noi, una fase invernale ancora più difficile. E allora questo è il punto, praticamente, che altri continueranno a lavorare mentre noi ci rifermeremo. Ok, grazie ragazzi. Grazie a voi. Grazie. Ciao.